Ciao a tutte ragazze, rieccomi con un nuovo video, il primo che registro dopo la nascita di Matteo. È una collaborazione, un Face of the Day dedicato alla palette Duochrome insieme ad alcune tra le mie più care amiche di YouTube che sono Life in Colors, Roberta, l'ideatrice di questa iniziativa, Daniela, Kisgibellina72, Christelle77 Piga e Silvietta Silvia Ferrante. Mando un bacione a tutte voi ragazze e lascio i link dei vostri canali, se riesco, dei vostri video giù nell'info box. E per quanto riguarda Matteo, piccola parentesi, perché volevo ringraziare tutte voi per le manifestazioni di affetto nei nostri confronti su Instagram e su Facebook. Il bambino è nato 15 giorni fa, il 22 settembre, una settimana prima di quanto si prevedeva, perché avrei dovuto ricoverarmi per il cesareo programmato il 29, ma appunto il 22 nella notte si sono rotte le acque, iniziato il travaglio e poi ho fatto comunque il cesareo, per cui insomma abbiamo avuto anche questo brivido, questa emozione in più. E adesso sono circa 15 giorni che siamo a casa, stiamo prendendo il giro con le poppate, insomma ovviamente il periodo è un po' delicato, ma insomma la nostra gioia non ha limiti. E adesso veniamo a noi, veniamo appunto alla protagonista di questo video, che è la palette Duochrome di Neve Cosmetics. È l'ultima nata in casa Neve, è la seconda edizione, perché già lo scorso anno era stata lanciata una palette Duochrome che io mi ero lasciata scappare e non ricordo neanche, so che era molto bella ma non ricordo i colori che c'erano. Le Duochrome sono in pratica edizioni speciali che si presentano come un arcobaleno ma dal packaging differente, perché vedete il colore è rosa. All'interno ci sono sempre 10 cialde, ma sono tutte quante Duochrome, per cui cialde molto particolari, cangianti, che veramente sono tipo queste fantastiche, proprio quella che ho applicato oggi, sono molto particolari e veramente una make-up addict non può lasciarsi scappare una palette come questa. La Duochrome di quest'anno veramente è molto varia come tonalità, come vedete ci sono sia cialde chiare che cialde scure, e a me fa particolarmente comodo in questo periodo perché non volendo rinunciare al momento del make up, anche se poi magari non esco di casa, ma è una cosa che mi gratifica, e lo sapete il puerperio è un momento un po' delicato per una donna, quindi le gratificazioni fanno sempre piacere, con questa posso fare tantissimi trucchi utilizzando anche solo una cialda, per cui trucchi veloci che appunto fanno al caso mio in questo momento. Adesso ragazze vi mostro il make up nel dettaglio a partire dal trucco occhi. Il make up più da vicino è questo. Innanzitutto ho applicato come base l'I Love Stage di Essence, che ho applicato sulla palpebra mobile fissa. La prima cialda che ho utilizzato è questa qui, che è la prima in basso. È una cialda molto particolare che si chiama mela stregata. No. Sì. È una cialda molto particolare che si chiama mela stregata ed è un colore che racchiude oro, marrone, fucsia, un po' tutti i colori insieme. Ed è veramente di grande effetto. Tra l'altro non è assolutamente polverosa e si sfuma da Dio, per cui veramente rende molto bene. E la sono andata ad applicare da metà palpebra sino all'angolo esterno e nella piega, andando già verso l'alto e sfumandola bene. Prima con il pennello da ombretto piatto e poi con il pennello da sfumatura. Poi ho prelevato con lo stesso pennello piatto da ombretto, girandolo, la cialda centrale della fila sottostante, che si chiama Polline, ed è questo bellissimo giallino cangiante che secondo me si abbina molto bene con mela stregata, perché vedete che all'interno di mela stregata, che è quella sull'indice, c'è un riflesso dorato che richiama appunto Polline, e l'ho applicato dall'angolo interno fino a sovrapporlo parzialmente con mela stregata. Ho applicato come illuminante sull'arcata sopraccigliare il matitone di Essence Big Bright Eyes Funky, del quale non posso fare a meno, in questo punto qua, per poi andarlo a ricoprire, utilizzando questo pennellino che vedete inquadrato, di nuovo con Polline, per richiamare la parte più interna e centrale del make-up. Ho creato una linea di eyeliner piuttosto precisa e allungata, sia sulla rima ciliare superiore che su quella inferiore, con l'eyeliner in gel nero della Maybelline New York, l'Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner,
Come sempre, ho intensificato le rime interne dell'occhio con il trucco nero di pupa e infine ho abbondato di mascara nero sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori, utilizzando il 24 ore Absolute Volume della Deborah Milano, che è uno dei miei mascara preferiti dopo il Vamp di pupa. A questo punto, dopo aver ripulito la zona del contorno occhi da eventuali sbavature di mascara o di eyeliner in gel, utilizzando questo pennellino a penna di MAC, ho ripreso mela stregata creando un punto luce proprio all'angolo interno dell'occhio e andandolo a sfumare un po' verso l'alto e verso la parte esterna. Ho idratato la zona e infine applicato un prodotto che in questo momento è per me indispensabile. Il correttore delle occhiaie, il mio preferito è quello della Relastil Camouflage, perché in questo momento ovviamente è una zona abbastanza stressata a causa delle notti in bianco, insomma, dietro al bambino. Concluso il trucco occhi delineando le mie sopracciglia con il kit in polvere di Essence. Passando al trucco del viso, come fondotinta ho applicato il Flat Perfection di Neve Cosmetics. Con questo pennello da correttore ho prelevato anche un po' di Flat Perfection e l'ho picchiettato sopra la zona del contorno occhi, facendo attenzione a non rimuovere il correttore precedentemente applicato. E infine, anche come blush sono rimasta in casa Neve utilizzando questo in polvere English Rose che mi era stato regalato quando ho acquistato la palette di Giuliana, la Make Up Delight Palette. La polvere è questa. Vedete un colore abbastanza delicato e l'effetto sul viso è questo. Infine, sulle labbra ho applicato il rossetto che vedete inquadrato, che è Red Balloon di MAC. E questo, ragazze, è il risultato finale del make-up. Io ringrazio le altre ragazze della collaborazione, e ringrazio voi per avermi seguita e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao!